attrezzi, sì, questi strumenti. Si chiamano sgorbi e ci servono per creare un po' i particolari dei nostri oggettini, quelli che possono essere magari gli occhi, i buchi del, i particolari sulle scarpine o sulle varie. Dal momento che il tema è un po' l'amore, no? Mi veniva, siccome sei una grande artista, lo ribadisco, qual è stato l'oggetto più folle o comunque più strano che hai regalato al tuo lui? Non so, forse forse folle, niente proprio. Di particolare magari? Ah, di in particolare delle incisioni che ho realizzato io, dei quadri. C'è un suggerimento che dicono un diario? È possibile? Ah sì, è vero, una volta ho realizzato un diario perché ho preso tutte le foto di questa persona e quelle mie da quando eravamo piccoli e poi ho composto una specie di collage con poesie e poi tutte le nostre passioni, tutto quello che ci piaceva. Ok, l'ultima cosa, anche le scatole sono realizzate da sì, te? Sì, anche sia le scatole che questi fiocchi e queste composizioni, perché poi sono quelle che portano, cioè quelle che poi presentano la bomboniera. Ok, quindi noi vi aggiorniamo più tardi, quindi mi ricollego subito con Franco, ci sei? Certo ci sono, cara, non mi muovo dal divano questa sera, come puoi ben vedere. Allora, noi ti ringraziamo ovviamente per la presentazione di questo nuovo angolo di Fuori Rete. Avevamo, come abbiamo detto prima, anche l'altro contributo video di Cristina dagli Stati Uniti d'America, il vero e proprio raduno di Fuori Rete in terra americana. Cristina ha raccolto ovviamente dei pareri su San Valentino, ma sull'amore in generale. Ci tenevamo a farvelo vedere perché è davvero una chicca. Fuori Rete a stelle e strisce. Prego Pasquale. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. Amici di Fuori Rete, bentrovati, ci troviamo nel New Jersey a Cheltenham per il primo raduno di Fuori Rete. Allora, il cavaliere dell'appuntamento, come potete vedere, è Paolo Colandrea, che da galantuomo ci ha portato una bellissima rosa finta per San Valentino. Quindi ti ringraziamo Paolo per questo bellissimo gesto. Ma questo è forever. Quindi è come l'amore. C'era un significato. Allora, la puntata di Fuori Rete è sull'amore a 360 gradi, quindi chiediamo un po' velocemente ai nostri ospiti cosa fa venire in mente la parola amore. Allora, parliamo subito con Rita Lamberti, che è qui sulla mia destra, ben trovata. Allora, domando di... Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. Amici di Fuori Rete, bentrovati, ci troviamo nel New Jersey a Cheltenham per il primo raduno di Fuori Rete. Allora, il cavaliere dell'appuntamento, come potete vedere, è Paolo Colandrea, che da galantuomo ci ha portato una bellissima rosa finta per San Valentino. Quindi ti ringraziamo Paolo per questo bellissimo gesto. Ma questo è forever. Quindi è come l'amore. C'era un significato. Allora, la puntata di Fuori Rete è sull'amore a 360 gradi, quindi chiediamo un po' velocemente ai nostri ospiti cosa fa venire in mente la parola amore. Allora, parliamo subito con Rita Lamberti, che è qui sulla mia destra, ben trovata. Allora, domanda di rito per Rita. Se la tua situazione attuale, sentimentale, fosse un colore, che colore sarebbe? Bianca e grigia. A questo punto, caro Franco, non ti preoccupare, ce la facciamo spiegare questa. Allora, Rita, perché bianca e perché grigia? Colore perché... E se pensi all'amore in generale, cosa ti viene in mente? Italia. L'amore quindi per la terra. E vuoi approfittare per salutare qualcuno? La squadra di AMP, Tommaso, Franco, tutti. Quindi ci uniamo a questi saluti. Alla mia sinistra invece c'è Sonia, che
festeggerà questo San Valentino in un modo speciale perché Rita, perché Sonia, scusami, sono fidanzata. Quindi tanti auguri a Sonia che è fidanzata. Allora, cosa avete in programma per questo San Valentino? Non lo so, una sorpresa. Una sorpresa? Stai organizzando tu o sto organizzando il tuo fidanzato? Mio fidanzato. Io no, fratello. Ecco, caro Nicola, prepara qualcosa di bello perché poi ce lo facciamo raccontare. Allora invece sempre qui abbiamo Gabriella. Gabriella, se ti dico amore, cosa ti viene in mente? L'amore per mio marito che ha dato frutto per bellissime bimbe, Valentina e Melania. Bravo Salvatore, complimenti. Complimenti a Salvatore. Gabriella, vorrei approfittare delle telecamere per salutare? Vorrei salutare la mia famiglia in Italia, i miei genitori e mia sorella che tra un po' di settimane avrà un bimbo. È una famiglia molto prolifica questa, come potete ben vedere. Invece da quest'altro lato abbiamo Giovanna. Giovanna, tu invece la parola amore a cosa ti fa pensare? L'amore per la famiglia, per la mia bimba. Il tuo marito ha avuto il ruolo in tutto questo? Sì. E lo salutiamo. Ciao Luigi. Ecco, dulcis in fundo, abbiamo qui Paolo con Andrea. Ecco, per parlare di amore con lui ci vogliono 20 raduni e mezzo. Quindi iniziamo. Allora, benvenuto innanzitutto. Grazie. Cavaliere di questa giornata. Ragazzi, chi segue fuori rete si sta controllando bene, i colori sono perfetti, non ha la sciarpa nera, una sciarpa corallo. Quindi positivo all'animo di questo soprano. C'è speranza. Allora Paolo, la parola amore, cosa ti fa pensare? Allora, la parola amore io la definisco in questo modo, è bello essere innamorati. Diciamo bello a voce alta. È bello essere innamorati. Anche voglio dire che l'amore non è bello se non è litigarello. Franco, Tullio, non è bello se non è litigarello. Però non è bello se è troppo litigarello. Non è bello se è troppo. Dipende come ci si. Come si litiga? Come si litiga. Le donne sono bellissime, vanno rispettate. Voglio dire questo, che dall'anno nuovo si sta cambiando tutto. Gabriella voleva aggiungere una cosa, ragazzi, una chicca no. Da Gabriella. L'importante è che se si litiga poi si fa pace. Sì, ecco. Si fa pace. Sei sposata da quanti anni? Quasi 6. Quindi un consiglio per tutte le giovani coppie per fare pace, come si fa a fare pace? Qual è il tuo trucchetto quando pensi di aver torto però vuoi fare pace? Dopo una giornata di lavoro fai due moine e due cianci. Ecco, due moine e due cianci, care amiche, ti morirete, perle di saggezza dalla terra americana. Quindi salutiamo con un'altra bella di saggezza di Paolo che ne dispensa sempre tantissime per mandare a voi la linea. Quindi Paolo, come chiudiamo questa puntata sull'amore? Chiudiamo dicendo che bisogna dire la verità anche se si è sbagliati. Ho sbagliato, ti chiedo scusa e si va avanti. E con questa vi salutiamo. Allora a voi la linea in studio, ringrazio i miei ospiti e saprete delle belle perché faremo ancora qualche altra chicca per voi. A Franco e Monica, a voi! Buonasera, visto che Fabrizio stava qui vicino, ecco, siamo ancora durante le prove. No, scherziamo, ovviamente, cercavamo di mettere a punto delle cose durante il video di Cristina, però va tutto bene Fabrizio, ti ringraziamo ovviamente per l'aiuto che ogni tanto dai al divano. Allora, prontissimi per un nuovo collegamento con la cucina di Fuori Rete. Tutto pronto, anzi io però devo darti una brutta notizia che abbiamo testé ricevuto da Massimo Di Porzio, vale a dire la vostra scommessa è fallita per una sola squadra. Guarda, la non c'è ancora calizzata. Comunque, nessuno ci vuole bene. Franco, siamo qui in cucina. Ragazzi, io vi stacco di nuovo la linea un attimo dalla cucina perché c'ho un aggiornamento in tempo reale per la pallacanestro con il nostro inviato Nicola Zobo. Caro Nick, dacci, ti prego, buone notizie. Conduce a Marigliano 74-68. Allora Nicola, 74-68 per il Monte di Procida, e quanto manca? 74-70, però mancano un'eternità, mancano quasi 2 minuti e mezzo.
Sì, praticamente sì. Va bene Nick, noi ti richiamiamo da breve, va bene? Grazie, grazie, buona partita. Ciao, allora ci ricolleghiamo quindi. Ragazzi, scusate se ho lo spazio alla cucina di Fuorilite. Franco, ti volevo dire che da quando abbiamo sentito i traversi qui in cucina non sta facendo altro che abbracciarci tutti quanti insieme. Abbiamo il nostro la poesia, la poesia dura altro colpo. Ci sono le sogliole che si sono abbracciate con i gamberetti. Allora passiamo la parola al nostro chef. Senti Franco, allora caro Enrico, anche più che altro noi siamo quasi già pronti, infatti il riso già in pentola, quindi è già in cottura. Noi praticamente il nostro caro Antonio sta mantecando questo riso da già di circa 10 minuti, quindi devo dare questa triste notizia, caro Franco, siamo, non dico a metà dell'opera, però ricordiamo, siamo quasi pronti anche per servire tra poco. Ricordiamo che questo è un piatto che imbegheggia gli innamorati, vero Franco? Imbegheggia gli innamorati. Imbegheggia gli innamorati. Ok, e praticamente adesso... Caro Lazzaro, tu dicevi che siete quasi pronti, qui da noi arrivano sempre ospiti nuovi, quindi c'è ancora parecchio tempo. Li possiamo intrattenere mangiando? Mettiamo in frigo! C'è un amico di Fuorilite che è appena arrivato, che avremo qui al salotto, poi subito dopo ce ne sarà anche un altro, quindi veramente ragazzi, c'è folla, bisogna aspettare. Quindi andiamo il ristorante deve fare tardi. Ho capito, va benissimo, allora non ce ne possiamo andare. Grazie comunque, Franco. Grazie ragazzi, a più tardi, grazie Enrico. Grazie a lei. Facci sapere delle situazioni sentimentali tra Gamberetti e Soglio. Allora, intanto noi siamo qui. Abbiamo l'onore questa sera. Grande amante del territorio flegreo. L'amore per il territorio. L'amore per il territorio. Per anni presidente del Parco regionale dei Campi Flegrei e coordinatore di un programma integrato per la valorizzazione del territorio. Allora, ci chiedevamo, siccome l'amore per il territorio nasce da un elemento, o si nasce in un territorio, oppure qual è la molla, perché lei sappiamo che è napoletano di origine. Sì, io sono napoletano. Qual è stato il meccanismo o l'elemento che poi ha fatto nascere in lei questo amore per il territorio flegreo? Come si è innamorato dei Campi Flegrei? In poche parole, una sorpresa larga. Diciamo che ho scoperto soltanto dopo un po' di anni la ragione di questo innamoramento. Io abitavo a Napoli, sono napoletano, quindi sono un flegreo delle colonie, lo dico sempre. Come Cuma ha fondato Napoli, esatto. Essendo napoletano sono un flegreo, ma insomma in maniera... Poi abitavo sul bordo della caldera. E io venivo, come molti napoletani, spesso, sin piccolo, nei